Riprendiamo allora questa discussione su quello che sta avvenendo in questi giorni nel Sinteticamente nostro era comune questo. a livello amministrativo. Come sapete, il sindaco si è dimesso, c'ha 20 giorni di tempo per poter eventualmente revocare le proprie dimissioni, quindi scadrebbe il termine il 21 febbraio alle ore 20. Dopodiché discutavamo con Pino Ruggero e Andrea Laterza che cosa può succedere, si va subito alle elezioni, non si va subito, dipende dal Ministro dell'Interno e soprattutto dal Presidente della Repubblica che deve firmare il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale. Se questo avviene entro il 24 febbraio si potrebbe andare subito a votare, ma se questo non avviene se ne parla l'anno prossimo. Ciò significa che avremmo un anno intero di commissariamento del comune di Mola, cioè verrebbe nominato dal prefetto un commissario che deve gestire il comune di Mola, naturalmente nella ordinaria, Ordinarissimo, no, anche può fare so, può progetti, fare quello che vuole, può fare quello che vuole. Insomma, i poteri del sindaco, E qualcuno della dice: ma giunta se è e del meglio, no, non è meglio, non è la meglio. gestione di un commissario è sempre una una sciagura. No, io no, invece non la qualcuno ha penso, detto, non la penso così. No, io purtroppo va non conosco bene. non Allora, dicevamo prima. dicevamo, avevamo chiesto a Pino di dire se qualcuno, chi vuole andare subito alle elezioni, ma mi ha detto che mi saltando che nessuno vuole andare Allora, subito. Premesso che Forse è meglio diciamo avere il commissario. Premesso che avremmo avuto la sicurezza di votare nel turno elettorale di quest'anno, se il sindaco si fosse dimesso una volta che era stato acclarato che non c'erano più i margini di trattativa con i quattro indipendenti, e questo lo si è visto. Diciamo dopo la prefa. Ma sì, già subito il 10 di gennaio, l'11, ma poniamo di andare anche al 20, dopo che era stata fatta la conferenza Quindi stampa e che non ci sono stati segnali da parte dei quattro di poteva riavvicinamento. dimettersi Il sindaco, subito. se si fosse dimesso il 20, il 25, ma anche il 28, ecco, alcuni giorni prima del 1° di febbraio, probabilmente ce l'avremmo sicuramente fatta. Quindi, secondo te c'è un motivo? Non lo so se questo sia stato un calcolo fatto a tavolino, perché io credo che un amministratore debba conoscere queste normative, le debba guardare o quantomeno farsele raccontare, spiegare dai funzionari comunali. Però poniamo la buona fede, per carità, non la discuto. In ogni caso, siamo in questa situazione. Chi vuole, chi non vuole andare a votare? Sicuramente i benefici maggiori li trarrebbe il centrodestra, questo è sicuro, Se perché andassimo a se andassimo votare a votare ora li trarrebbe il centrodestra, perché di fronte a questa situazione di diciamo, scollamento totale, di fallimento, perché è un fallimento politico questo, da parte della coalizione Bene Comune, beh, chiaramente chi se ne avvantaggia è l'opposizione. Ora, le opposizioni a Mola sono il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle finora non ha dato dei grandi segnali di sì, ha fatto delle iniziative. Soprattutto nel corso del referendum istituzionale, eccetera, però una presenza incisiva a livello politico, soprattutto ora che c'è questa crisi, Non si sente, non la non si stanno vede. prendendo Però può posizione. anche darsi che Stanno lavorando. stiano lavorando Anche al perché il loro interno 5 e Stelle stiano vive anche di opinione pubblica, quindi esattamente. prescinde Quindi, anche dalle persone. sicuramente il Movimento 5 Stelle a Mola avrebbe un effetto di trascinamento Quello che è successo dal a voto Roma. A Roma è nazionale. successo questo, cioè dopo la delusione del centrodestra, la Esattamente. delusione del Quindi centrosinistra, diciamo, la gente ha votato i due beneficiari maggiori sono Diciamo ovviamente che il centrodestra e il Movimento 5 li devi Stelle. ancora pesare. Invece la coalizione Bene Comune o centrosinistra Quindi che la si voglia coalizione, quindi allora avrebbe possiamo. tutto da guadagnare se si votasse l'anno prossimo per una riorganizzazione delle E proprie per trovare forze. soprattutto un candidato credibile. Per trovare un candidato, ma Credibile. al momento Quindi quel fatto di trascinare fino al 31 gennaio possiamo anche pensare che sia stato potrebbe essere. Anche il fatto dei 20 giorni può essere, o paventare un commissariamento di un anno in più può essere un motivo di pressione. Volete il commissario per un anno e mezzo? No! Allora è meglio che ritiro le dimissioni. Da questo punto di vista Vuol non dire che i credo che quattro faccia. dovrebbero tornare indietro. No. Al momento mi sembra che non ci sono le condizioni Intanto ritiro le dimissioni. rientrino, perché rientrino. Va bene, vedremo, perché mai dire mai, perché ormai Fino all'ultimo giorno in questi 2 anni ne abbiamo visti così di tante possiamo cose dire mai strane, dire mai. In dove politica il bene mai dire mai. comune, il bene della cittadinanza, ma non esiste proprio.
cioè che peraltro, peraltro la presenza di bene comune, agire da buon padre di famiglia, Donato, la presenza di un commissario io non la vedo come una sciagura. Anzi, tu vedi una cosa buona. Ma da un certo punto di vista sì, perché mi spiego, se andassimo a votare subito si riproporrebbe la stessa situazione che abbiamo vissuto un anno e mezzo fa, cioè abbiamo avuto una follia politica, 22 liste, 352 candidati consiglieri e 6 candidati sindaco per un comune di 25.000 abitanti, è un non senso. Abbiamo avuto delle liste con una sommatoria di 0 voti per candidati consiglieri, 0, 1, 2, 3, 4 voti. E quindi deve finire questo modo di fare politica con il riempilista. Le liste devono essere poche e fatte da persone selezionate, che devono motivate e preparate, perché non si può non ci si può candidare senza sapere nulla di che cosa significa andare ad amministrare un comune. Anche i candidati sindaci, certo, anche ci mancherebbe. I primi sono loro. In un anno la situazione si decanterebbe, l'opinione pubblica, magari invogliata a riflettere anche da parte della stampa, la stampa ha un ruolo importante nel far riflettere l'opinione pubblica, i partiti, i movimenti organizzati, l'associazionismo, fa riflettere che non si può riprodurre lo scempio a cui abbiamo assistito un anno e mezzo fa, che la politica deve essere fatta da gente seria, competente e preparata. Abbiamo descritto tutto il quadro, andiamo verso la conclusione. Il sindaco nel predisporre questa lettera di dimissione che ha pubblicato, lo ripeto, il sindaco non ha mai convocato una conferenza stampa in cui spiegare le cose, mai, e questa è una cosa negativa. E io mi chiedo, questo significa essere, lui dice che è una persona per bene, lui lo dice, che è una persona per bene, che è una persona corretta, scusate, mai è successo che un sindaco non ha mai fatto una conferenza stampa. Allora io ho dei dubbi, ho delle perplessità, perché poi al di là delle etichette bisogna... Che non è una persona... No, al di là delle etichette, poi nei comportamenti, io penso, e lo penso da sempre, indipendentemente che il sindaco si chiami Gian Grazzo, si chiami Ruggero, si chiami Andrea la Terza, che se uno non ha nulla da nascondere e vuole fare la politica trasparente, io penso che i giornalisti e la stampa locale dovrebbe averla tutti i giorni nella propria camera di sindaco, perché io interviste ne ha concesse tante, ha senso, ha detto che non ha mai rifiutato più che di conferenza. Allora io voglio capire, lui ha scritto che è stato oggetto di ricatti, ha detto, mi volete dire quali sono questi ricatti? Io voglio sapere, se tu sindaco dici che ci sono state delle persone che ti hanno ricattato, io voglio sapere, non solo io, lo vuole sapere tutta la popolazione di Mola. E perché lo viene a dire oggi? Non l'hai detto, non so, un anno fa? Perché tu un anno fa non hai chiamato i giornalisti e hai detto guardate, ci sono delle persone che mi ricattano per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo? Noi ti avremmo dato tutto il sostegno, caro sindaco. Oggi tu vieni a dire che sei ricattato. Voi sapete dei ricatti del sindaco? Io non ne sono a conoscenza. Tu sai dei ricatti del sindaco? Tu che sei uno Quali sono questi ricatti? Devono essere spiegati. Io lo voglio sapere. Posso parlare? Sì. A questo proposito, e mo se viene fatto la lettera, la firma è sua. Quindi la responsabilità di quello che è scritto in quella lettera è sua. Punto. Un'intervista all'altra radio, non sto parlando di interviste fatte da lei, un'intervista all'altra radio, che non è gente di Mola, gli è stato chiesto, ma si rende conto di quello che ha scritto, di quello che ha detto? È stato ricattato. L'altra radio è quella di Tommy Tedone. È stato Tedone l'ha intervistato. Qualcuno gli ha chiesto un appalto? No. Qualcuno gli ha chiesto qualche assunzione in particolare? No. Qualcuno gli ha chiesto c'è roba? Dice no, niente di questo. E allora scusa, perché parli di ricatto? Di ricatto. Ha risposto? Non ha risposto. No, non fare quella cosa, fallo vedere. No, non ha risposto. Ha detto che non era, stato chiesto nessun appalto. E allora? Non era stato chiesto nessuna prestazione particolare. E quindi posti di lavoro in maniera tale da sembrare un ricatto. E quindi è un po' legittimo ricatto scritto nero su bianco.
sono stato oggetto di legittimo ricatto. Legittimo allora, ricatto? Allora, signori miei, ha scritto così, ha scritto così. Legittimo ricatto, ha scritto così. Allora, scusatemi, il ricatto di per sé è una cosa illegittima, perché configura un reato penale. Certo. E quindi non è affatto legittimo. Se è legittima una richiesta, non è ricatto. È una normale pressione politica, come se ne fanno tanti. E quindi e chi l'ha scritta questa lettera? E che ne so? Lui l'ha scritta. Lui ha la firma è sua. La firma è sua. E ha scritto così? Sì. Ha scritto legittimo ricatto. Oh. Trovata sindaco, e che cos'è scritto? Trovate in rete, cioè, non lo so. Sto ricatto, abbiamo finito? Stiamo finendo. Abbiamo sforato. Allora, come va a finire secondo voi in conclusione? Dobbiamo concludere. Come va a finire? Come va a finire? Secondo me al momento non ci sono le condizioni perché il sindaco. Perché il sindaco ritira le dimissioni. Perché non sembra che ci siano riavvicinamenti in corso. Quattro, se non sbaglio, stanno ancora più adirati, perché quando il sindaco parla di ricatti loro stanno, da quello che ho capito, faranno a più presto una conferenza stampa dopo il 21. Dopo il 21, finalmente, così capiremo. Al momento non ci sono le condizioni, però come abbiamo detto, in politica mai dire mai, quindi fino al 21 tutto può succedere, anche quello che ora sembra impensabile. Lo vedremo, lo scopriremo vivendo, come diceva Lucio Battista. Come va a finire, Pino? Te lo dico dopo il 21. Dopo il 21 siamo tutti. In questi 20 giorni possono succedere tanti miracoli. Tanti miracoli? Però io voglio capire. Ci potrebbero essere anche delle pressioni dal livello regionale. Ma il miracolo, potrebbe intervenire. Ma io vorrei un miracolo, cioè il bene di Mola qual è? A me non interessa quello che fa il sindaco, io e quello che fanno i partiti. A me interessa il bene di Mola qual è? Una buona amministrazione. Il problema alla base di tutto, che in tutti questi anni è mancato un dato essenziale. È mancata la politica, allora, noi lo dobbiamo tendere a questo, noi vogliamo la politica, una buona amministrazione, certo. Prescindendo dalle persone, perché qui non è una questione per le prossime personale. Elezioni, se ci saranno, i partiti, ma i singoli cittadini si devono convincere che non si può amministrare il comune come se fosse, anzi, quando si amministra la propria famiglia lo si fa sicuramente con la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia. Che è stata proclamata da questa amministrazione, che non è stata Si può amministrare all'improvviso, bisogna essere preparati e competenti, perché oggi, soprattutto con le nuove leggi in materia di conti pubblici, non si può sgarrare, non assolutamente. Devi sapere innanzitutto, bisogna conoscere le norme. Se tu non sai leggere una delibera, bisogna avere una preparazione di base. Abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire ad oggi, è solo un antipasto. Lo diciamo, oggi è 6 febbraio, perché può darsi che stanotte le cose cambiano, quando mandiamo in onda questo è già superato. Allora, oggi 6 febbraio alle ore 21:30 la situazione è questa. Ci auguriamo che le cose possano cambiare, ma sempre pensando al bene di Mola. Siamo in attesa di un miracolo. Grazie a Pino, grazie ad Andrea e alla prossima. Grazie. Chi ha detto che la vita è fatta a scale, allora non è mai entrato in un ascensore Tortorella. Esperienza di più di 50 anni nel settore degli ascensori. Dai un'occhiata alla galleria fotografica sul sito www.ascensoritortorella.it. Troverai alcuni dei nostri ultimi lavori. Si affidano a noi, enti pubblici e privati. Fallo anche tu. Ascensori Tortorella. 080 527 5485.